24 ore sole a Napoli è davvero impegnativo. Napoli ha davvero tanto da offrire, non solo dai luoghi fantastici, ma anche dal cibo che è tanto meraviglioso, buono. Bisognerebbe passarci davvero giorni se non settimane. Noi facciamo quello che possiamo, 24 ore di pura carica di carboidrati, di calorie, pronti a farci sfondare in tutti i modi. E adesso facciamo questo giretto partendo un po' da quelle che sono, i piatti tipici. Tra i vicoli di Spacca Napoli stiamo andando a provare la taralleria napoletana. Taralli tipici di tutti i tipi, con vari gusti, e adesso vi diremo com'è. Siamo qui a Spacca Napoli per provare i taralli della taralleria napoletana. Abbiamo preso due taralli, uno al pomodorino e un altro al formaggio. Li assaggiamo. Questo è il pomodorino. Croccante, sa di pizzaiola. Sembra di mangiare i taralli alla pizza. Se mai li avete provati, quelli pugliesi, potete provare. Wow! Perso un pezzo. Devo dire che questo taralo non è male. Non so, mi aspettavo qualcosa di un po' diverso, però buono. Un retrogusto leggermente pepato. Adesso lo facciamo assaggiare anche all'assistente. Ah, sei molto gentile. Facciamo un cambio, vediamo com'è. Come una pizzaiola. Buono però. Tipico con le mandorle. Andate ad assaggiare. Quest'altro è al formaggio. Non so che formaggio, non so scritto. Cosa ti preci? Forse la pizzaiola. Comunque sono entrambi buoni, credo. Dopo questi taralli di stuzzichino, ci avventuriamo verso la prossima pietanza. Ci stiamo avvicinando da Di Matteo per provare un po' di roba fritta. Cosa? Non lo so bene, ma adesso lo scopriamo. Carne maciata, ziele e coca. Abbiamo preso i nostri fritti. Praticamente un arancino al ragù bianco, una frittata di pasta e una crocchettona. E io parto con la prima cosa che esce qua dal magico castello, questo arancino bianco con piselli, provola e carne macinata. Vedete come fila? Si sente già la provola. Ancora prima di entrare in bocca si sente la provola affumicata. Non male. Buono, veramente buono. La frittura si sente poco, cioè non è pesante. La provola è veramente buona. Ed è quello che dà la spinta in più a questo arancino. Approvato. Sa di provola. La provola, quello che dà la botta. Devo dire che è veramente buono. Buono! Senti la provola affumicata? Che cosa è salsa? Solo formaggio? Provola e ragù. Il ragù bianco. Mangi tutto, buono, Abbiamo quello di pasta. Ah, ma anche questo c'è il ragù. Quindi pasta e il ragù, praticamente dovrebbe essere simile all'altro.
buono, simile all'altro, ma l'altro aveva proprio la affumicata che dava un tocco migliore. Questo c'è il formaggio, ma non è affumicato, quindi preferivo l'altro. Sono entrambi buoni. Mm. Questo è pasta, quello è riso. Ma l'altro c'era questa affumicata che si sentiva di più. E per finire il crocchettone. Crocchetta di patate, bella filante come piace a noi. Oh. Riuscirà il nostro eroe. Assaggiamo. Assaggiamo. Manca quello che mi piace di più, no? Ok, una crocchetta di patata ben fatta, senza dubbio. Però devo dire, croccante, tutto quello che volete. Se venite qua, prendete gli arancini come abbiamo fatto noi, con i bianchi al ragù, con provola affumicata che dà quel tocco che è eccezionale. E vale il viaggio questo arancino. Questa crocchetta, senza infame, senza odore, sicuramente ben fatta. E con questo andiamo al prossimo. È il momento del ragù. Siamo qui a Spaccatavoli, adesso andiamo a Tandem, una vera istituzione. Ci siamo seduti qui al Tandem, pronti per provare il ragù. Infatti abbiamo preso ben il ragù scarpetta, si chiama praticamente, perché è una bella ciotola di ragù napoletano, che non è ragù la bolognese, con carne macinata, proprio sono pezzi di carne, con il pane per fare la scarpetta. E in più carne alla genovese. Ma l'hanno comandati, no, io venendo dal Genovese. Va bene signora, prova questa carne alla genovese. Di mezzo, perciò più o meno. Perché sa già fa molto, però poco spesso. Tante cipolle. Fatta cipolla? Tanta cipolla. Diciamo che il piatto così è fatto veramente dalla carne che viene comunque rosolata in cotta nella cipolla. Pezzo può sta. Com'è? È morbido, è facile per mangiare, vero? No. Ah, devo dire che già un fatto il pane sembra veramente eccezionale. Ma che ve lo dico a fa? Venite qua e provatelo. Vediamo. Molto saporito. La carne si scioglie in bocca. Ragù molto saporito, veramente buono, si vede il top. Ah, non pensate che sta a mangiare giusto il sughetto, qua la carne c'è, ragazzi, questo vi riempie. Sicuramente uno dei migliori. Sì, buono. Ragazzi, noi finiamo di mangiarci questo pranzo a base di ragù e carne napoletana, ci sentiamo più tardi. Abbiamo appena finito di mangiare da Tandem, veramente un ragù bomba. Bisogna solo tornare in questi posti, in questo posto, per riprovare questo ragù veramente saporito, eccezionale, fantastico. Ma non è finita qua. Ora ci spostiamo in queste 24 ore verso Via Toledo, alla ricerca di uno dei babà più succolenti e gustosi di Napoli. Possiamo farci mancare un babà? Eccoci qua, da Mary ha preso un bel babà con i controfiocchi. La pastiera. E questo non è un babà, una bomba. Sei pronto ad assaggiare? Sì. Vai, prova. Molto morbido. Penso che dentro è tanta aria. Ah. Anche da finito? E anche il tempo di assaggiarlo se l'ha ingurgitato tutto, almeno come era buono. Com'è allora, ti piace? 100%. Qua va a finire che loro se lo mangiano, io non provo niente.
una nuvola. Onestamente non mangi, sembra che non mangi niente, è veramente sofficissimo e leggerissimo. Una nuvola, veramente eccezionale, nulla a confronto con quelli che ho mangiato di recente, ma anche in Puglia stessa o a Milano, ma qua è tutta un'altra cosa, veramente veramente buono. E' bello che comunque la bagna al rum non è forte, non ha quel sentore forte di liquore, quindi devo dire molto equilibrato. Ottimo. Amici, siamo giunti a sera. Qua a Napoli, in compagnia di Note e la sister che sono là dietro, stiamo andando a cena. A cena con una bella pizza napoletana. Non proveremo i soliti famosi stra blasonati da Michele, Sorbillo, eccetera, eccetera. Andiamo a una vera istituzione, sicuramente, che non ha nulla da invidiare. Tanti napoletani qui. Ed è Starita, veramente una pizza di eccellenza. Adesso arriviamo, la proviamo e ci facciamo questa scorpacciata finale di carboidrati. Eccoci qua, amici, ci siamo seduti. Abbiamo ordinato e adesso proviamo le pizze. Ho ordinato una montanarina, che è una piccola pizza fritta con ragù e pecorino, e poi arriveranno le pizze, che saranno una diavola e una salsiccia a funghi. È arrivata la montanarina. Sloventissimo, però in questo morso figace che ho dato devo dire che è molto saporito, il ragù è spettacolare. Si sente il pecorino che dà quel tocco di sapore più energico. Cos'è dentro? Vuoto? Dentro è vuoto, però il sugo sopra è spettacolare. Sono arrivate le pizze, adesso proviamo la salsiccia e funghi e vediamo come. Formaggio e salsa pomodoro. Buona. Vediamo com'è. Il pasto è leggerissimo, il sugo è ottimo e anche la mozzarella. Io direi che è buona. A noi ci piace. L'aspetto è veramente favoloso. Non vedo l'ora di divorare. La base è veramente sottile, così leggera che sembra che non sto mangiando niente. E poi gli ingredienti sono fenomenali: salamino saporito, piccante, retrogusto, ma non troppo, mozzarella veramente saporita anch'essa. E... Piccante ma non troppo, un leggero retrogusto molto piacevole. Devo dire in assoluto una delle migliori pizze che abbiamo mai mangiato. Direi per sé al coso. A Milano una buona pizzeria comunque la mangi buona. Però questa devo dire che è veramente veramente buona. Cornicione fenomenale. Ragazzi, questa è veramente una in assoluto delle migliori pizze qua a Napoli. Ordinato gli angioletti, che sono praticamente della pasta fritta e ovviamente straricoperta di Nutella e crema artigianale pistacchio. Sembra una cosa super porca e golosa che non potevamo berderci. E ora la proviamo. Ok. Mamma mia.
Per la golosa come è questo, questo mi sembra bello inzuppato di pistacchio. Una bomba, fantastico, sono buonissimi. La crema al pistacchio è fenomenale, veramente fenomenale. Questo impasto fritto è comunque tiepido, caldo, un po' zuccherato, croccante fuori e morbido dentro. Dopo la pizza è il colpo di grazia. Abbiamo ordinato una. È sicuramente una delle pizzerie che porta avanti la tradizione a Napoli, uno dei posti sicuramente fantastici e da frequentare. Ricordiamo qua l'incontro che è stato fatto dal fondatore Antonio Sarita con Sofia Loren, De Sica, e ha portato avanti i sapori di Napoli. Ragazzi, se volete una buona pizza qua non vi sbagliate affatto, quindi veniteci anche voi. Buongiorno amici, siamo qui questa mattina per la nostra 24 ore per fare una colazione specialissima, ovvero con le famose sfogliatelle di Attanasio. Un punto di riferimento qua a Napoli è che non potevamo perdercelo. Abbiamo preso il nostro dovuto. Una riccia, una frolla e un babà. E mo li proviamo tutti. Calda, croccante. La ricotta è buonissima. Vabbè, eccetto di caffè. Arrivi che pure per il bicicletta. Poi no. Un vestito, ma per un motivo. Tocco caldo. Madonna mia, la rende eccezionale. Croccante, ma un croccante leggero. Ricotta spettacolare, buonissima. Dolce, ma non troppo. E niente, me la domagna tutta. E ora la dolce verità, la frolla. Personalmente preferisco la riccia, ma possiamo noi non provarla? Se devo scegliere, scelgo la riccia, però ottima crema dentro, veramente eccezionale, un altro livello. E ora il momento di un babà, che grosso modo la capa è mia, vedi qua. Meglio questo o quello di Mary? Aspetta, fammi mangiare. Anche qua l'alcol non si, il rum non si sente in maniera preponderante come siamo magari abituati in altri punti. Un po' di più, un pelo di più rispetto a quello di Mary. Morbidissimo, buonissimo. Babà di livello. Però tra i due forse quello di Mary è un po' meglio. Ma siamo là. No, allora l'impasto è buono, per carità. Quello di Mary si vede, cioè quello di Mary scendeva giù, che era una bellezza. Ripete, la qualità del rum che è diversa. Io mi finisco di mangiare questa specialità fantastica e che dire, ci sentiamo dopo. Ragazzi, qua da Napoli è tutto, ci siamo fatti veramente un giro fantastico in questa città meravigliosa dal cibo superlativo. Mi raccomando, non dimenticate di seguire il mio canale se vi piace questo tipo di contenuto. Scrivete nei commenti se siete di Napoli e se magari mi sono perso qualcosa che merita di essere visto. E ci vediamo alla prossima!